ricordo che andavo a seguire la banda perché lì erano gli strumenti diciamo, più abbordabili nel paese, nel mio paesino, e quindi la cassa, il rullante, i piatti, quindi mi mettevo subito dietro la banda per ascoltare quel tipo di strumenti. Non è una questione di potenza, non so spiegarlo, per me è come se le percussioni facessero parte di me da sempre. Il battere è come il battito del cuore? Ma esatto, fondamentalmente è quello. Il nostro primo strumento a percussioni è nato quando è nato l'uomo, quindi il battito del cuore, che ha una frequenza ben precisa, con un ritmo scandito, è sempre lo stesso, fin quando non si ferma. Le percussioni sono sempre state utilizzate per anche a livello comunicativo, no? Basti pensare alle prime civiltà, quindi le comunicazioni venivano tramite determinati suoni di tamburi, determinati ritmi per la caccia o per qualunque altra cosa. Per esempio alcuni passaggi che possono essere effettuati sia in linea melodica fatto con le bacchette, sì, e poi vengono ripetuti con le mani, come avviene in alcuni studi di Carter, per esempio, no? Abbiamo questo passaggio. Smorzamento simultaneo lasciando vibrare l'altra caldaia. Tu, oltre a continuare a frequentare il Conservatorio di Lecce, sì, inizi però già anche a lavorare alla, sì, Scala di Milano, all'Accademia Santa Cecilia di Roma. Sì, sono stato diciamo fortunato a poter frequentare contemporaneamente le due cose e quindi poi a suonare soprattutto con l'orchestra del teatro alla Scala. Noi come famiglia abbiamo degli ulivi e anche un po' di terreni con della vite, e per me è una grande passione anche quella. Ma tu aiuti i tuoi a fare l'olio? Indubbiamente, certo. Che cosa potresti rinunciare pur di fare, di diventare famoso? Ma di diventare famoso forse nulla, di diventare un grande professionista sicuramente rinuncerei, come già rinuncio, a tante cose, ad esempio il sacrificio di vivere quasi in treno per far su e giù dai vari Milano, Roma, per poi tornare a casa. Quindi io credo che la cosa più importante è quella, disposto a fare dei sacrifici. Poi sempre, tornando sempre al fatto che ho detto prima, bisogna vedere cosa uno vuole fare. Se uno vuole diventare un grande professionista, un grande musicista, deve essere consapevole che non si può fare nella propria casa, bisogna sapersi spostare e volersi spostare. Ma forse sono loro. Ciao. 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 Piacere, Umberto. Floriella. Alberto. Lil. Alberto. C'era un bel. Ciao, di qua? Sì, qua sopra le scale, primo piano. Ok. La musica che fa crescere. Fin qui vi abbiamo raccontato quando la passione può più degli ostacoli, dentro e fuori il conservatorio, i nostri ragazzi nelle loro città. Lo sapete che sono proprio contenta di fare il finale del dossier del TG2. Alberto, Angelo, Gloriella, Nil, Cecilia, Enrico e Umberto, l'arte vissuta come ricerca continua nel paese dei grandi compositori. E allora state a vedere, perché c'è ancora una sorpresa. Eccoli tutti assieme per un giorno. Dal nostro dossier nasce un organico originalissimo. Prova ne è il grande impegno nel trovare un brano che bene si accordi con le esigenze di tutti. I nostri sette scelgono un madrigale laico del 500 in lingua spagnola, gioioso inno alla vita e alla speranza.